Sei davvero orgoglioso di essere italiano? Beh, allora basta pensare alla pizza, al Colosseo, a Foggia. È sufficiente dire Fabrizio Quattrocchi. A distanza di 20 anni questa storia mi fa ancora venire i brividi. Fabrizio arrivò a Baghdad in Iraq insieme a tantissime altre guardie di sicurezza private. Era la notte dell'11 aprile quando venne rapito insieme ad altri suoi 3 colleghi da un gruppo di miliziani. Fabrizio Quattrocchi però fu l'unico a diventare famoso e a dover versare sangue nei deserti dell'Iraq. Quel gruppo di criminali fece delle richieste di riscatto che il governo italiano rifiutò. 14 di aprile purtroppo si vede lui inginocchiato con le mani legate e con il volto coperto. Con lui c'erano 3 uomini e poco prima che gli sparassero chiede di poter togliere la kefia che aveva in testa. E disse una frase che vi giuro mi torna in testa più e più volte, che mi ha fatto venire in mente di fare questo video. Vi faccio vedere come muore un italiano. Per me Fabrizio rimane sempre uno dei più grandi eroi dell'era moderna.